Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme per il nostro lunedì delle favole. Oggi ci immergeremo nel favoloso mondo dell'oceano per raccontare la storia della ricerca di Nemo. Siete pronti? È il primo giorno di scuola. Nemo, il piccolo pesce pagliaccio, non vede l'ora di iniziare. Nemo è nato con una pinna più corta dell'altra e Marlin, il suo papà, è un po' apprensivo. A scuola, il maestro Rai, l'insegnante, è pronto per accompagnare i piccoli in un viaggio di istruzione al Salto nel Blu. Marlin è in pensiero. Il Salto nel Blu si trova oltre la grande barriera corallina, in mare aperto, dove a ogni angolo può esserci un pericolo. Preoccupato per Nemo, Marlin torna indietro a cercare il maestro Rai. Nemo e i suoi nuovi amici Pulce, Perle e Varen si sono avventurati fino al limite della barriera corallina, proprio davanti al Salto nel Blu. Hanno avvistato una barca e stanno scommettendo su chi riuscirà ad avvicinarsi di più. In quel momento arriva Marlin, che rimprovera Nemo di essersi avventurato in mare aperto da solo. In realtà Nemo non si era allontanato, così, arrabbiato per l'ingiusto rimprovero, decide di disubbidire al padre e nuota verso la barca. A un tratto, un sub lo cattura con un retino, risale a bordo della barca e se ne va. Il sub che ha catturato Nemo è il dottor Sherman, un dentista di Sydney. Ha portato Nemo nel suo studio, in un acquario dove vive un gruppo di pesci. Amilcare, un pellicano loro amico, si ferma per fare due chiacchiere. Nemo viene a sapere che sta per diventare il regalo di compleanno di Darla, la nipote del dentista, e che l'ultimo pesce regalato alla bambina non è sopravvissuto. Branchia, il capogruppo, cerca di rassicurarlo. Troveranno un modo per fuggire prima dell'arrivo di Darla. Marlin è disorientato, ma per fortuna incontra Dory, una pesciolina blu decisa ad aiutarlo. Purtroppo Dory soffre di perdite di memoria e si dimentica chi sia Marlin un attimo dopo averlo conosciuto. Marlin trova una maschera, è quella del sub che ha catturato Nemo. Sulla maschera c'è una scritta. All'improvviso, Dory ricorda di saper leggere la scrittura degli umani. La maschera, però, scivola in un buio crepaccio nelle profondità dell'oceano. Grazie all'antenna luminosa di un pesce degli abissi che li stava seguendo, Dory riesce finalmente a leggere la scritta. P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. Dory e Marlin incrociano un branco di pesci luna che indicano loro la direzione per Sydney e danno a Dory un consiglio. Quando troveranno un crepaccio, dovranno superarlo nuotando sul fondo. D'accordo, me ne ricorderò, dice Dory. Ma giunti al crepaccio, Marlin, ignaro del consiglio, decide di passare in superficie. Qualcosa mi dice che faremmo meglio a passare da là, esclama Dory dubbiosa mentre segue Marlin. Improvvisamente si trovano circondati da centinaia di meduse. Dory rimbalza sulle loro teste, subito imitata da Marlin. A un tratto, Dory resta imprigionata nei tentacoli di una medusa. Marlin riesce a liberarla, ma improvvisamente tutto diventa buio. Al risveglio, Marlin si accorge di navigare sul dorso di una testuggine. Dory e Marlin stanno viaggiando verso Sydney in compagnia di un branco di tartarughe. Marlin racconta loro di essere in cerca di Nemo, suo figlio. La storia passa di bocca in bocca e giunge alle orecchie del pellicano Amilcare. Poco dopo, Marlin e Dory salutano le testuggini, arrivano nella baia di Sydney e iniziano a cercare tra le barche. All'alba, un pellicano affamato li cattura col suo grande becco.
Marlin riesce a impedire che vengano inghiottiti. Si dimena tanto che, con un colpo di tosse, il pellicano è costretto a sputare fuori due pesci proprio mentre Amilcare si sta posando a terra. «Cerco mio figlio Nemo!» grida Marlin. «Presto, saltate nel mio becco! So io dove si trova!» dice Amilcare. Intanto, Darla è arrivata allo studio dentistico e il dottor Sherman ha messo Nemo in un sacchettino di plastica pieno d'acqua. Nemo si finge morto sperando che il dentista lo getti nel water. Da lì, infatti, potrebbe raggiungere l'oceano. All'improvviso si spalanca la finestra con un gran rumore e Amilcare insieme a Dory e Marlin. Spaventato, il dentista fa cadere il sacchetto sul vassoio con gli strumenti da lavoro. Poi caccia Amilcare fuori dalla finestra. Marlin crede che Nemo sia morto. Il sacchetto è finito sopra un attrezzo appuntito. Nemo riesce a uscire attraverso un piccolo foro e finisce sopra lo specchietto da dentista. Branchia salta fuori dall'acquario, con un colpo di coda colpisce lo specchietto e catapulta Nemo dentro il lavandino. Il piccolo pesce pagliaccio sparisce nel tubo di scarico. Al porto, Marlin è molto triste e saluta Dory e Amilcare. Vuole tornare a casa da solo. Passa accanto due granchi appoggiati a un tubo della fognatura e si unisce a un gruppo di cernie per il lungo viaggio di ritorno. Poco dopo, Nemo spunta fuori dalle tubature vicino ai due granchi che Marlin ha incontrato poco prima. «Cerco il mio papà!» esclama Nemo. Ma i granchi hanno solo un'idea in testa: catturarlo e mangiarlo. Per fortuna, Nemo riesce a fuggire. Nemo incontra Dory. All'improvviso, la pesciolina ricorda di averlo cercato a lungo insieme a Marlin. I due incontrano di nuovo i granchi che indicano loro la direzione presa da Marlin. Nemo ritrova il papà in mezzo a un branco di cernie. Padre e figlio sono di nuovo insieme. All'improvviso, un'enorme rete da pesca piomba su di loro. Dory e le cernie sono in trappola. Nemo li raggiunge e incita i pesci a nuotare tutti insieme verso il fondo. In questo modo la rete si strappa e tutti i pesci sono liberi. Nemo e Marlin fanno ritorno alla loro scogliera insieme a Dory. Nemo può finalmente tornare a scuola. Il maestro Rai sta per portare i piccoli a fare una nuova gita. Ma sul punto di partire, Nemo si volta e chiede all'insegnante di aspettare. Corre dal suo papà e lo abbraccia. «Ti voglio bene, papà!» «Anch'io, Nemo!» dice Marlin, stringendolo forte. E anche per oggi la nostra favola è finita. Vi aspetto al prossimo appuntamento. Mi raccomando, non mancate! Ciao bambini!